La elezione di Roosevelt era, a ben guardare, un vero appuntamento con il destino. La marcia degli scontenti su Washington provocò durissime repressioni. Il paese pareva sull'orlo dell'anarchia. I suffragi elettorali furono per Roosevelt. Il presidente uscente, quel repubblicano Hoover, che aveva 4 anni prima incautamente detto «la prosperità è all'angolo della strada», accompagnava il neo eletto al festoso insediamento alla Casa Bianca e al Congresso. Tutti attendono una parola che dia conforto. Roosevelt preferisce un discorso ammonitore. Questo è soprattutto il momento di dire la verità. Tutta la verità con franchezza e con coraggio. Né dobbiamo evitare di affrontare onestamente le condizioni del nostro paese. Questa grande nazione resisterà come ha resistito, rivivrà e prospererà. Così, prima di tutto, lasciate che io affermi la mia convinzione che la sola cosa che dobbiamo temere è la paura stessa. L'indefinibile, l'irragionevole, l'ingiustificato terrore che paralizza gli sforzi necessari per trasformare la ritirata in avanzata. Le banche sono chiuse, l'economia è paralizzata. Bisogna prima di tutto intervenire psicologicamente. E Roosevelt lo fa, ricorrendo per la prima volta su larga scala alla radio per i suoi colloqui con i cittadini.